Regà, quanto è pazzesca la centralità di Zoro e di Sanji in questo 1022. Nel capitolo 1001, no, Oda ci comincia a intavolare quello che letteralmente potremmo definire come uno scontro tra generazioni, no? Con il vecchio che deve lasciare il posto, il proprio posto, al nuovo, alla generazione entrante. E durante la preparazione allo scontro tra le supernove e gli imperatori, Oda aveva appunto creato una scena che incarnava proprio tantissimo il reale target di One Piece e il genere narrativo di cui One Piece fa effettivamente parte. Quindi il target adolescenziale, diciamo il genere d'avventura, essenzialmente quello appunto con il percorso e il viaggio dell'eroe. E qui, in questo 1022, secondo me va un po' a completarlo il cerchio narrativo. E questa cosa a me sconfippera un sacco, proprio da morire. Tanto per riprendere il discorso di quella volta, Oda, in quanto autore di One Piece, conosce davvero bene, no, il pubblico cui rivolta la propria opera. E questa, insomma, per chi non lo sapesse, per quanto credo che ormai sia noto praticamente a tutti gli esseri umani viventi su questo pianeta, e non solo, One Piece viene pubblicato sul Weekly Shonen Jump, che è una rivista settimanale rivolta appunto a lettori adolescenti, che naturalmente, in quanto adolescenti, vivono la propria quotidianità entrando sempre in conflitto, no, con le proprie figure genitoriali o comunque con le figure adulte di riferimento. E sì, il Jump è vero che è anche la lettura da metro degli adulti, che potremmo intendere e definirla come la lettura d'accesso di noi italiani. Insomma, quindi quei lettori, no, che staccano dal lavoro e che vogliono divertirsi con prodotti semplici, con prodotti generazionali, con prodotti di puro intrattenimento durante quei pochi attimi di libertà e svago quotidiano, essenzialmente. Però poi il forte della rivista sono per l'appunto i giovani lettori, e noi tutti siamo stati dei giovani, degli adolescenti, quindi sappiamo benissimo in realtà come funziona il vivere la propria adolescenza, no? E quindi il vivere questo scontro ideologico con i propri, propri genitori, e come questo poi vada a rappresentare una sorta di tappa sana, se vogliamo, e fondamentale, no, per lo sviluppo della individualità e della propria indipendenza. E qui è Onigashima, con quindi questa messa in scena che va dal 1001 al 1022. Oda va proprio a intercettare, no, questa quotidianità dei suoi lettori, e quindi mette in scena, in salsa romanzata, in salsa piratesca, in salsa shonen, il conflitto generazionale, questo divario di idee che separa la nuova gioventù dalla gioventù che l'ha preceduta, quindi dai non più così giovani, se vogliamo. In quest'ottica non può essere Marco occuparsi dello sconfiggere un personaggio, no, cardine delle file di Kaido, perché come lui stesso poi ci dice nel suo dialogo, questo compito spetta i sottoposti di Luffy, che sono per l'appunto i membri di spicco di colui che il babbo, il suo vecchio capitano, vedeva come l'erede naturale di Roger, cosa che non era per l'appunto neanche Ace, stando alle parole di Barba Bianca. E tra l'altro ho adorato la regia delle scene con testa d'ananas, perché nella retorica di Oda, in cui tutto l'arco narrativo di Wano Kuni è una grandissima opera teatrale, Kabuki, la stessa messa in scena delle vignette di Marco, non fa altro che mettere in risalto proprio questo preciso aspetto e questo, insomma, concetto, se vogliamo, no? Poi fateci caso, osservate per l'appunto, no, la vignetta dove si arrende. Oda fa questo close-up senza alcuno sfondo, quindi tutto bianco, dietro Marco, e il personaggio per l'appunto viene circondato poi da King e da Queen, che lo accerchiano. Però i due personaggi non sono altro che ombre nere proiettate su quella che è quella vignetta, come se per l'appunto non avessero delle linee identificative. Noi non sappiamo chi è King e Queen da quella vignetta, lo capiamo semplicemente da quello che è lo scavalcamento di campo delle scene prima e delle scene dopo. Però in quest'ottica, no, meno super sovranalisi, è come se i faretti del teatro, quelli che insomma ho anch'io qui nello studio per fare le riprese, avessero escluso i due personaggi per andare a far luce unicamente solo su Marco, quindi su, per far luce solo sull'ananas. Tra l'altro l'ananas è un top frutto, simbolo di Trieste per un sacco di ragioni, però di questo in caso ne parliamo dopo aver finito di analizzare il capitolo.
Tra l'altro, se vedete, anche se si vede poco con questa luce, qui c'ho un ananas. Qui c'ho un ananas, fighissimo. E arriverà il giorno, oggi è il giorno in cui vi spiegherò poi dell'ananas, dopo la fine di questo podcastello. Comunque, tornando al discorso 1022, fatto sta che il cambio generazionale è quindi obbligatorio e che Sanji si prende Queen, così come Zoro si prende King. E non so voi, ma qui ritorna secondo me potentissima la dinamica di Little Garden, che per chi non se lo ricordasse è la seconda isola che la Chunin protagonista visita dopo essere entrato nella Grand Line, quindi dopo gli eventi di Whiskey Peak, dopo gli eventi di Whiskey Peak. Poco prima comunque di approdare a Little Garden, essenzialmente, Zoro e Sanji fanno una scommessa super stupidissima delle loro, un classico nella narrazione di Oda, dove decidono che dovranno cacciare l'animale più grande e poi fare un confronto tra i due. Banalmente, chi avrà fatto sua la preda più grossa avrà vinto la sfida. Questo non è il classico, no, diciamo, scontro concettuale dove i due sono sempre in litigio tra di loro e vogliono affermarsi uno sull'altro. La particolarità di Little Garden, per chi non se lo ricordasse, è che il clima e la fitta giungla presenti sull'isola avevano permesso a molti dinosauri di vivere lì nel corso delle varie geologiche, in quanto appunto il clima in generale, lo status dell'isola aveva impedito all'isola stessa di evolversi e l'ha fatta rimanere indietro, no, di milioni e milioni di anni rispetto al resto del mondo, restando quindi di fatto preistorica nella sua flora e nella sua fauna. E questo ha quindi fatto sì che gli animali che i due Mugiwara dovevano cacciare erano per l'appunto degli animali preistorici, degli animali altrove estinti. E qui a Wano Kuni chiaramente si ritrovano ad affrontare due zone ancestrali. Nella sua divertente ciclicità, di fatto ritorna la sfida a chi sconfigge la bestia ancestrale più grande e più forte. E esilarante è anche come non solo Zoro e Sanji abbiano queste turbe mentali simili, no? Ma che anche 100 anni prima dello sbarco dei Mugiwara di Little Garden approdassero un giorno anche i pirati guerrieri giganti con Dori e Brogi che avevano catturato due re del mare e dovevano per l'appunto stabilire quale dei due re del mare fosse il più grande. Ripeto, secondo me tutto torna, no? Oda si autocita, se vogliamo dirla appunto così. Ed è stimolante, no? Riprendere in mano eventi e nozioni di più di 20 anni fa per poi riparlarne nel 2021, alla fine del 2021, perché ormai siamo a fine agosto 2021, quindi così. Però, siccome Oda è sadico, però è anche saggio, ha voluto portare qui in Onigashima un bellissimo parallelismo che aveva già portato al tempo di Little Garden, no? Quindi tutta questa premessa era per arrivare al punto attuale. Su Anime Pro Destiny, un forum che era super gettonato dal 2010-2011 circa, fino al 2017-18, quando più o meno io poi stesso l'ho abbandonato per motivi di tempo, c'era una bellissima analisi di Jack, se non vado errato, che era uno dei top big boss di Anime Pro Destiny, dove appunto nel lontano 2016 parlava proprio, no, del dualismo tra Zoro e Sanji anche nella scelta dei dinosauri che volevano affrontare per vincere la sfida, no? Zoro aveva optato per un Triceratopo, mentre Sanji aveva optato per un Tiranosauro, un T-Rex. Ora invece Zoro si cucca lo Pteranodonte e Sanji si cucca il Brachiosauro. E tenete bene a mente questa cosa perché a brevissimo avrà molto più senso. Nella inutile e nella demenziale litigata tra sangisti e zoriani, no? Si diceva che Sanji fosse più forte perché aveva scelto come animale il T-Rex, palesemente, palesemente più forte del Triceratopo, scelto invece da Zoro. Ma se ci rifacciamo alle nozioncelle del buon Willy, Zoro Sparkle, storicamente parlando, questi due dinosauri si menavano per davvero tra di loro nell'antichità. E a quanto pare non esisteva uno che sovrastasse l'altro, e molto in realtà dipendeva dalle situazioni favorevoli del momento. Oda quindi già al tempo aveva scelto le prede di Mugiwara ben conscio di quelle che erano le relazioni tra le due specie di sauropodoni. E questo per rimarcare ulteriormente come per l'autore questi due Mugiwara siano di pari valore. Quindi maledetti zoriani, maledetti sangisti, accettatelo. E qui a Onigashima avviene la stessa cosa, letteralmente, perché non esiste un rapporto di prede e di predatore tra gli zondi King e di Queen. Quindi sia Sanji che Zoro partono nello scontro, diciamo, debilitati per gli eventi pregressi, ed entrambi poi comunque vinceranno
i rispettivi scontri. Stop. Oda ci sta dicendo di nuovo che sono uguali, con le immagini, non con le frasettine stupide degli editor. Vi ricordo infatti che un manga narra per immagini, non per commentini a bordo pagina dell'editor di turno. Quindi voi potete discutere quanto volete, ma un manga narra per immagini. Comprendetelo, accettatelo, il resto è fuffa, il resto è discussione sterile. Ok, momento incazzoso finito, torniamo al capitolo. Il tutto di questa vicenda si chiude con una potente frase che inizia Zoro e che termina Sanji, a riprova, di nuovo, del grande legame che esiste tra questi due personaggi. Quando la coppia lotta contro un nemico comune, infatti, formano quasi sempre una squadra inarrestabile. Perché si comprendono, si conoscono. Diciamo che nonostante le loro vicissitudini, hanno un'enorme fiducia l'uno nell'altro, per quanto poi non siano disposte ad ammettere di avere questa fiducia. E i due, infatti, a parer mio, tra i rapporti di vari Mugiwara sono quelli che si capiscono meglio rispetto ad altri. Se sono in tag team, funzionano bene e in generale hanno questa sinergia data dal fatto che sono gli opposti della stessa medaglia, sono due facce della stessa medaglia, sono gli opposti che si attraggono, se vogliamo. Ci sono mille metafore che possiamo utilizzare per descrivere il rapporto tra Sanji e Zoro. Però, tra i vari elementi di intesa e di comunione tra questi due Mugiwara c'è chiaramente il loro rapporto nei confronti del proprio capitano. Parlando di Zoro, nonostante al loro primissimo incontro tra Luffy e Zoro, lo spadaccino che rischia che avrebbe fatto a fettine il capitano nel caso questo avesse, no, intralciato il suo sogno, con Thriller Bark afferma invece il contrario, ovvero che non può realizzare il suo sogno se non aiuta prima il suo capitano a compiere il proprio. Dopo l'arrivo di Kuma, se ben ricordate, era infatti disposto anche a buttare al vento e alle ortiche i propri sogni e le proprie ambizioni per mantenere in vita il proprio capitano e aiutarlo quindi a realizzare il suo sogno, e lo fa senza la minima esitazione. E questo a riprova dell'evoluzione caratteriale di Testa d'Alga nel corso degli eventi. Tra l'altro, ulteriore fun fact della giornata, sapete che ho un'alga marimo in casa? È praticamente l'alga che Oda ha utilizzato come base di partenza per il design dei cappelli di Zoro. Quindi, sì, che come cosa. Sto divagando, scusate. Sanji invece, parlando dell'altro personaggio centrale di oggi, è forse ancora più legato a Ruffy. È forse il legame di Sanji con Ruffy è ancora maggiore rispetto a quello di Zoro con Ruffy, dato che il sopracciglione condivide con il capitano il fatto di avere un sogno che è ritenuto impossibile. D'altronde, no, trovare un mare leggendario è difficile quanto trovare un tesoro leggendario. E anzi, in realtà, volendo essere più precisi, per Sanji è ancora più difficile. Perché il One Piece quantomeno ci viene confermato esistere da molti personaggi all'interno dell'opera, però l'All Blue non viene confermato da nessuno. È solo un mito narrato in libri per bambini nel mondo di One Piece. Noi, chiaro, sfondando la quarta parete, sappiamo che Sanji realizzerà il suo sogno, però dovendo entrare nel mondo di One Piece, l'All Blue non esiste per nessuno, mentre One Piece viene confermato da moltissimi personaggi che lo hanno visto. Quindi, insomma, è completamente diversa la relazione tra i due sogni, però comunque c'è questa grandissima intesa tra i due, essenzialmente. Quindi questo 1022 vuole proprio porre l'accento, no, non sulla fiducia che i due personaggi hanno nei confronti del proprio capitano, ma nella loro consapevolezza che anche loro abbiano un determinato e fondamentale ruolo attivo affinché Luffy possa poi realizzare il proprio sogno. E io lo dirò, no, proprio devo dirlo, a costo di sembrare cattivo, a costo di sembrare insopportabile, voglio ribadire che secondo me è triste che ogni volta la discussione del fandom vada sempre a parare su chi ce l'ha più grosso tra Sanji e Zoro, quando poi in realtà la complessità dell'intreccio introspettivo di personaggi potrebbe consentirci per davvero la stesura di interi saggi sulla loro psicologia. Quindi, boh, non lo so, secondo me è uno spreco di risorse, uno spreco di energie litigare per queste inezie che per l'appunto sono inezie. Focalizzatevi sulla bravura dell'autore nello sceneggiare questi personaggi, invece, porca di quella miseria. Ma anche per oggi, insomma, l'analisi giunge alla sua conclusione. Come sempre, nell'info box trovate tutti i link utili per contattarmi, per seguirmi o per supportarmi.
E se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti hashtag peperoncino. Come sempre fate i bravi, mangiate le verdure e noi ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale. Bella a tutti!